abbiamo? Qualcuno ti ha spezzato il cuore? No, peggio! È tutta la vita che va in frantumi. I miei sogni, le mie speranze. Aveva ragione Sofia, sono proprio una mezza calzetta. Si può sapere cosa le è successo? Si è semplicemente scontrata con la realtà. Il suo grande sogno di diventare una grande ballerina si è infranto di fronte all'imminente fatto che non ha né gambe né piedi per fare questo mestiere. Oh, la linea. Allora, non è così grave. Sai quante cose pensavo di saper fare e poi ho scoperto di essermi proprio negato a farle? Pensa che per anni ho creduto che avrei fatto il supereroe. Fin quando non mi buttai vestito da Superman dalla finestra di camera mia, sbattendo fortemente sul marciapiede, atturandomi una caviglia. Per fortuna eravamo solo al primo piano. No, non c'è più niente da fare, sono una nullità. Aveva ragione Sofia, sono fatta una mezza calzetta. Ma va la sciocchina, sfogati pure, fatti il tuo bel pianto liberatorio e poi rimettiti in marcia. Per fortuna non siamo tutti uguali. C'è chi riesce meglio in una cosa e chi in un'altra. Se non sei brava a ballare, sarai brava a fare qualcos'altro. La fai facile tu. Io sono veramente a pezzi. Lo capisci che devo ricominciare tutto da capo? Che devo reimpostare tutti i miei progetti? Ma è da questo che si diventa grandi. Dalle nostre piccole scelte quotidiane, dal saper cambiare rotta se la direzione che avevamo intrapreso ci ha portato fuori strada. E poi ricordati che se vuoi cambiare direzione non sei da sola, ma ci sono qui ad aiutarti. E poi, guarda, stanno arrivando anche Pino insieme a Zotar. Vuoi che un mago con i suoi poteri eccezionali non riesca ad aiutarti? In effetti è proprio di una bacchetta magica che avrei bisogno. Ma quale bacchetta magica? La mia! Non è le stelle che ci bisogna fidare per trovare la chiave del proprio futuro, ma a se stessi. E me l'ha fatto sapere proprio Zotar, che lui di stelle, di magia e di oroscopi se ne intende. Proprio così, Lavinia. Io mi rivolgo alle stelle perché è la mia abilità, la dote che mi contraddistingue e mi rende speciale. Anche tu hai sicuramente delle qualità che sono soltanto tue. Io, che sono un mago, posso aiutarti ad individuarle. Stare a te, però, rende fino in fondo te stessa e nelle tue possibilità, senza mai staccarti di cercare nuove soluzioni. Fidati di Zota. Lavinia, io l'ho ascoltato con metodo e coerenza. E ora sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi. A cominciare dalla capacità di dominare l'ansia. Cara Lavinia, se persino tu dici come Pino e Chris, con l'aiuto mio e degli altri, sono riusciti a capire cosa vogliono fare del loro futuro, sono certo che anche noi, con l'aiuto degli altri, faremo grandi cose. Lo spero proprio. Ma sì, dai. E comunque vada, sarà successo. Vieni anche tu, Pino, e tu, Chris, che per voi due ho in mente un numero. Proprio niente male. Di che numero stai parlando?